Una clamorosa debacle. Il Partito Democratico di Arezzo esce davvero male da questo voto amministrativo. Dopo aver perso Anghiari in prima battuta, ora deve rinunciare anche a Sansepolcro e soprattutto a Montevarchi. Un risultato che potrebbe portare un vero e proprio sussulto con il segretario provinciale Dindalini, che già annuncia di rimettere il mandato nelle mani dell'Assemblea. Il mio mandato, come ogni giorno, è a disposizione del Partito Democratico. Io vivo la vita politica in questo senso, sono a disposizione del mio partito. Ritengo che la sconfitta è stata una sconfitta importante e allo stesso tempo dolorosa. Quindi penso che sia importante un momento di verifica. Dobbiamo necessariamente ripartire dai bisogni della gente, dai problemi del lavoro, dai problemi del sistema sociale ed economico del territorio, e in questo senso il gesto di rimettere all'Assemblea e alla direzione del partito le mie responsabilità credo che debba servire per avviare una discussione. Non si illudano chi pensa che sostituire una persona da segretario del partito con un'altra risolva tutti i problemi. Il problema è molto più profondo, credo che sia importante ripartire dai bisogni della gente. Ecco, sicuramente vi sarete interrogati per capire, insomma, il perché di questa sconfitta. Quali risposte vi siete date ad oggi? Ma appunto il percorso deve servire anche a questo, a dare delle risposte a delle domande. Innanzitutto credo che ci sia una disaffezione al voto, che è un primo elemento di preoccupazione. Il secondo è che mi sembra che ci sia un contesto di carattere anche nazionale, regionale, dove il trend del Partito Democratico non è sicuramente stato un trend positivo. Credo che le motivazioni risiedano in molte concause che assieme determinano le sconfitte, e proprio da queste concause dobbiamo ripartire. Ma credo che quella fondamentale sia di ripartire dal contatto con i cittadini, contatto con la gente, misurandoci con i loro problemi, evitando di nasconderci dietro slogan o dietro parole fatte. Dinamiche nazionali, quanto hanno influito in questa tornata elettorale? Ma sono una delle tante concause, ci sono fattori di carattere nazionale, di carattere locale, candidature, programmi, le elezioni locali hanno, ogni realtà ha una dinamica a sé, insomma. Montevarchi abbiamo fatto primarie, a Sansepolcro non le abbiamo fatte, quindi non è che ci sono delle cause precise. Evidentemente ci sono anche, è un trend quello che abbiamo visto, che ha visto investire anche Torino, Roma, difficoltà a Bologna, al limite a Milano, quindi non è sicuramente solo legata alla nostra territorialità, ma questo non significa gettarci le responsabilità dietro le spalle. Io sono determinato nel voler affrontare una discussione nel partito. Per fare questo sono disponibile appunto a dare la mia disponibilità al partito per quanto riguarda il mio incarico, in questo senso pretendo una discussione. Ecco, primaria Montevarchi, quanto ha influito questa divisione comunque della sinistra? Ma è sicuramente un elemento che ha voluto dire tanto, perché Grasso, uscendo dal Partito Democratico, ha conquistato un 20% di consensi. Nonostante i tentativi dei giorni successivi al primo turno del partito, anche nella mia persona, di raggiungere un accordo attraverso un apparentamento trasparente, questo non è stato possibile. Credo che sia stato un elemento limitante nell'azione di governo, dell'azione del ballottaggio. Evidentemente laddove si perde, laddove si è divisi, laddove i personalismi e le correnti contrassegnano il partito invece che le idee e i progetti. Credo che Montevarchi è anche il simbolo di questo. Sembrano aver vinto da una parte le liste civiche, cioè i partiti sembrano perdere in queste elezioni. Ma in realtà, come abbiamo visto, dietro le liste civiche si nasconde troppo spesso sempre il centrodestra, che, come dire, non raggiunge consensi che superano la cifra numerica a una cifra nel voto di lista, mentre con i candidati camuffati come lista civica raggiungono in alcuni casi anche la vittoria. Ma credo che le vittorie sono soprattutto un demerito nostro, legate sia a divisioni che al sistema anche delle correnti, che troppo spesso portano a personalismo invece che alla costruzione di un progetto. Ecco, nella provincia aretina comunque indubbiamente il PD perde pezzi, come cambierà comunque l'assetto territoriale? Ma il assetto territoriale rimane questo, nel senso che alla fine c'è un'evoluzione per quanto riguarda le aggregazioni dei comuni, ma per quanto riguarda la geografia politica è evidente, c'è un cambio di geografia politica in provincia d'Arezzo, ne vedremo i risultati, vedremo cosa sapremo fare, ci misureremo sul tema quotidianamente. Insomma. Quando si riunirà l'Assemblea e comunque verrà presa questa decisione di un cambio al vertice o no? Ma credo nei prossimi giorni, l'arco della prossima settimana.
ed è arrivato proprio da Montevarchi, il risultato più atteso per gli equilibri politici della provincia di Arezzo. Silvia Chiassai è riuscita a trionfare e Montevarchi passa al centrodestra per la prima volta nella storia. La Chiassai, sostenuta da Forza Italia, Lega Nord, prima Montevarchi e Montevarchi in salute, ha prevalso con il 59,36% dei consensi su Paolo Ricci, sostenuto da Partito Democratico, Avanti Montevarchi e Montevarchi Futura, arrivando al 40,64%. La sconfitta del PD probabilmente poggia le sue radici nelle primarie che avevano visto la sconfitta prima e la candidatura poi in solitaria del sindaco uscente del PD, Francesco Maria Grasso, con cui evidentemente non c'è stato accordo dopo il primo turno. La Chiassai ha vinto con una percentuale di voti che sfiora il 60% dei consensi, che in un comune storicamente di sinistra è davvero un ottimo risultato. Siamo già al lavoro, da adesso iniziamo, ci incontriamo e cominciamo a definire diciamo, la giunta, ci abbiamo già lavorato in questi giorni, proprio per scaramanzia abbiamo detto aspettiamo di essere eletti dai nostri cittadini e inizieremo subito a vedere la situazione, a intervenire perché è importante, le cose sono tante da fare, è importante iniziare subito, ci metteremo a tavolo appunto con tutti i vari referenti per quanto riguardano i servizi territoriali, perché è importante che chi diciamo, pensa all'acqua, pensa ai rifiuti, alla gestione dei rifiuti ci dia un servizio di qualità, visto che insomma, per ora diciamo, i costi sono elevati ma i servizi sono scadenti, e poi appunto cominceremo a incontrare nuovamente in maniera a questo punto fattiva tutte le categorie, le associazioni e, come ho già detto in precedenza, i cittadini che vorranno venire dal loro sindaco a raccontargli cosa non funziona a Montevarchi, quali sono i loro bisogni, quei bisogni fondamentali a volte che non sono stati ascoltati. Ecco, la giunta l'ha un po' già detto lei, ha già un'idea insomma, della sua squadra di governo? Assolutamente sì, naturalmente prima di accettare avevo messo in chiaro che avrei fatto, proprio perché libera da partiti, una giunta di persone competenti, quindi ci saranno persone che hanno esperienza amministrativa, che conoscono molto bene questo comune, e ci saranno persone che saranno particolarmente formate per ricoprire i vari ruoli che verranno dati. Ecco, non ci saranno persone inserite perché politici o perché appartengono ad un partito che ha preso una certa percentuale e quindi di diritto mettono chi vogliono. Io mi sono messa in gioco come cittadina e quindi ho sempre detto che farò tutto ciò che è meglio negli interessi della nostra città e non dei partiti. Ecco, se dovesse connotare appunto insomma con un aggettivo quello che sarà con uno o più aggettivi quello che sarà il suo mandato, quale sceglierebbe? Ma faremo. Il mio obiettivo è quello di far rinascere Montevarchi, quindi ci sarà competenza, ci sarà serietà, ci sarà onestà e amore per la nostra città. Quanto conteranno allora i partiti? Perché insomma un po' conteranno. Sì, conteranno in funzione anche del consenso che hanno ricevuto naturalmente da parte dei cittadini, però io l'ho sostenuta da due liste civiche e appunto poi da due partiti, quindi verrà sicuramente tenuto conto, ci mancherebbe, della volontà dei cittadini, però quello che è importante capire, credo che oggi abbia vinto un sindaco che è una cittadina, non è espressione della politica o di un partito in particolare, ed è per questo che credo che Montevarchini mi abbiano dato questa grande fiducia. Ecco, come legge anche i risultati dei suoi diciamo, colleghi, no? Non solo in Toscana ma anche sul fronte nazionale? Come si possono leggere questi risultati? È una vittoria del civismo, è una sconfitta della politica? Come si possono leggere? Ma credo che gli italiani siano stati molto scontenti, si è visto chiaramente del tipo di politica fatta fino adesso, di quello che hanno dimostrato soprattutto certe aree in particolare, e credo appunto ci sia proprio bisogno di ripartire da zero ripartendo dal civismo, da noi cittadini. Forse chi ci ha governato fino adesso ha fatto della politica un mestiere, si è perso diciamo, il contatto con la realtà e con i propri cittadini, e questo forse poi ha portato ad una politica diciamo, che non piace. La politica è un qualcosa di un forte livello e quindi va fatta in maniera positiva. Va fatta in maniera positiva, va fatta ripartendo da noi cittadini, dal benessere dei cittadini, partendo dal diciamo come obiettivo principale non gli interessi di un partito o del potere, ma in questo caso quello di far rinascere per esempio la nostra città. È Mauro Cornioli con il 68,2% dei voti il nuovo sindaco di Sansepolcro. Daniela Frullani, sindaco uscente, targato PD, arriva al 31,78%. Quella di Cornioli può essere interpretata come la vittoria delle liste civiche sulla politica, una vittoria di larga misura che consegna Sansepolcro a una compagine trasversale composta da tre liste civiche, Insieme Possiamo, Democratici per Cambiare e Il Nostro Borgo. Indubbiamente un bel segnale al modo di fare politica più tradizionale.
Anche a Sansepolcro, come Montevarchi, c'è stato un calo nell'affluenza al voto. Al primo turno aveva votato il 68,63% degli aventi diritto, mentre al secondo il 59,26%. La prima cosa che farò sarà, che faremo, sarà una ricognizione dello stato dell'arte, dunque capire quali siano contratti, finanziamenti, bilancio. Queste sono le cose basilari per partire e per riuscire a programmare subito, immediatamente, attività complesse. Queste saranno le prime cose che faremo. Grazie a tutti i concittadini, grazie a tutti quelli che mi hanno votato, grazie a tutti i borghesi. Da oggi aria nuova, come abbiamo detto quando ci siamo presentati 3 mesi fa. Una coalizione trasversale fatta da persone generose che venivano dalle associazioni, dal volontariato, dal mondo dell'impresa. Io ho donato, ho lasciato la mia azienda e dono 5 anni della mia vita alla mia città. Questa è stata la passione, questo è stato il cuore, questo è stato il messaggio che è passato. Impegno, determinazione, volontà, questo sarà il filo conduttore del nostro mandato. Il lavoro è stato uno dei punti cardini del nostro programma. Su questo imposteremo fin da oggi, da subito, con massima determinazione, il nostro percorso. I nostri giovani devono avere risposte. Ci siamo impegnati perché i giovani restino a Sansepolcro, una nostra bella città, con un grande cuore. Questa è la nostra forza e da oggi Sansepolcro rinasce. E se il PD piange, il centrodestra non può che sorridere. Francesco Macri, a nome di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, parla di risultato storico. Per la prima volta nella nostra storia amministriamo la maggioranza della popolazione provinciale. Il risultato parla da sé, è il frutto di un lavoro importante per il quale Fratelli d'Italia ha dato un significativo contributo in termini di unità e qualità delle persone. Ma voglio guardare anche più in là e spaziare all'interno della creatura di cui il Partito Democratico regionale ha fatto un mantra, l'area vasta, il grande spazio della Toscana meridionale chiamato a gestire servizi sottratti, anzi scippati, ai territori e ai cittadini. Siena è rimasto l'ultimo baluardo in mano al PD, ma ricordo che alle ultime elezioni a Siena l'attuale sindaco ha vinto di stretta misura, quindi anche Siena è in discussione quando sarà il momento. Ripeto, questo è un grosso merito in mano, in capo al centrodestra, che ha ben lavorato con le liste civiche, ma è tanto anche un demerito del PD, che evidentemente ha operato male se i cittadini alla prova dei fatti non hanno votato i candidati del centrosinistra. Avere 2 capoluoghi di provincia su 3 che rispondono al centrodestra mette in discussione certi equilibri che finora si sono trovati con molta difficoltà e che noi abbiamo dovuto subire. Credo che Vivarelli Colonna si siederà a un tavolo con me molto alla svelta per definire quali saranno le politiche del centrodestra circa i rifiuti, circa la sanità e altro. Ecco, la vittoria delle liste civiche di centrodestra sulla scia delle elezioni aretine dello scorso anno? Direi di sì, direi che è uno schema vincente che abbiamo inaugurato noi e che adesso sta andando avanti in tutto il resto della Toscana, non solo della provincia di Arezzo, e che, ripeto, porterà in futuro dei cambiamenti notevoli, ma li porterà nella misura in cui si scelgono dei candidati buoni, credibili, che il disegno politico vede il centrodestra tutto unito e che il PD è in forte, fortissimo ridimensionamento.